Una grande missione nazionale a cui nessuno poteva sottrarsi e di cui tutte le forze politiche dovevano farsi carico. Così Giorgio Napolitano, pochi giorni prima di essere eletto Presidente della Repubblica, in un'intervista a Mirta Merlino per il programma Economics, ha ricordato lo spirito in cui nacque l'Assemblea Costituente, l'alba della Repubblica. Una conquista di libertà generata da discussioni aspre, votazioni accese, scontri ideologici, che ha prodotto i 139 articoli della Carta della Repubblica. Era il giugno del 1946, l'inizio di un viaggio lungo 60 anni che con La Storia Siamo Noi vogliamo ripercorrere con 5 appuntamenti speciali, a partire da oggi con la prima delle due puntate sulla grande avventura della Costituente. L'elezione dell'Assemblea Costituente è sempre una data storica. È un evento eccezionale per tempi eccezionali. E lo è in modo particolare per l'Italia, che esce dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di ricostruire materialmente la nazione e si tratta di dare nuove basi, basi democratiche, allo Stato italiano. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia. Diventato magistrato, ero sotto le armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era in condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli, con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio, questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata. Thank you.
soprattutto l'ultimo inverno, tra il 44 e il 45, fu tremendo da ogni punto di vista. Finalmente la primavera portò veramente la possibilità di ripresa. E allora vorrei dire che nasceva da una logica. Mi è capitato di ripeterlo di recente. Lo statuto albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro. Lo statuto del regno era cosa morta, ma era vigente. È come quando si elabora una nuova legge, ma non è stata ancora approvata, e in cui la vecchia legge mantiene tutto il suo potere. Quindi lo statuto continuava a essere in vigore. Forse nella speranza dei monarchici e di coloro che pensavano che o l'assemblea costituente o il referendum desse la supremazia alla monarchia, c'era la speranza di far rinascere lo statuto. Magari si sarebbe modificato in qualche sua parte, ma rimaneva lo statuto. Diversa naturalmente la prospettiva per chi pensava che l'Italia doveva essere repubblicana, perché a quel punto sarebbe stato assurdo, letteralmente assurdo, mantenere una costituzione come lo statuto elargita dal sovrano ai suoi sudditi. Nello statuto non si parla mai di cittadini, si parla sempre di sudditi. Quindi c'era un radicale rovesciamento del rapporto tra i cittadini e lo Stato con la Repubblica. Alla Costituente si pensava già nel periodo della clandestinità, prima della liberazione. Ci pensavano i partiti e ci pensavano anche i militanti delle organizzazioni cattoliche alla ricerca di soluzioni per il domani. Io allora studiavo liceo, università, ma lavoravo molto nelle organizzazioni dell'Azione Cattolica. In quelle organizzazioni, diciamo, c'erano due risvolti. C'era il risvolto religioso, profondamente religioso, ma c'era anche come il percorso attraverso una strada che ci faceva sentire giorno per giorno l'assenza della libertà. Quando avvenne il concordato fra il fascismo e la Santa Sede, ci fu allora il riconoscimento dell'Azione Cattolica, sembrò che questo fosse una pacificazione. In realtà, dopo un anno si era in guerra. Quello che era e fu importante è dare a noi che eravamo più giovani, cioè che non avevamo vissuto il periodo della fine della democrazia, degli inizi proprio del fascismo, il senso della libertà e quindi la necessità di modificare l'ormai
fatiscente statuto, anche perché poi nelle università avevamo studiato le modifiche fatte allo statuto albertino dal fascismo. All'Azione Cattolica prima, all'Università Cattolica poi, il discorso era estremamente semplice. Non esiste lo Stato senza l'uomo, quindi prima c'è l'uomo, con i suoi diritti, col suo patrimonio di dignità. L'uomo mette al mondo lo Stato, che è il popolo organizzato, giuridicamente organizzato, con diritti, doveri, responsabilità, limiti. Lo Stato ha un compito solo, quello di pensare, lavorare, operare per l'uomo, per il cittadino, per il popolo. Questa armonia dall'uomo allo Stato, dallo Stato all'uomo, questa armonia era il no al fascismo, ma devo dire a qualunque dittatura, compresa quella comunista, che da qualche parte era già nata. La nascita a Salerno di un governo di unità nazionale presieduto da Badoglio avrebbe avuto molteplici effetti. In primo luogo, ciò forniva la migliore garanzia che in Italia la resistenza al nazifascismo sarebbe stata una e guidata da un unico centro. Non si sarebbero così ripetute le tragiche divisioni della Grecia. Uomini di fede monarchica avrebbero combattuto a fianco dei partigiani della Repubblica. In secondo luogo, l'accordo sottoscritto a Salerno lasciava aperte le vie delle opzioni future della nazione, a partire da quella sulla forma dello Stato, repubblicana o monarchica. La decisione immediata di Togliatti di entrare personalmente nel governo fu avversata da socialisti, azionisti e repubblicani, ma i dissensi non provocarono rotture. L'intesa venne mantenuta anche con il mutare dei governi fino all'avvento della Repubblica, il 2 giugno 1946, e ai primi mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente. Ricordo che sentii il discorso di Togliatti appena rientrato in Italia e che fu, per riconoscimento da parte di tutti, quello che sbloccò la situazione in cui si staniava dall'epoca del congresso dei CLN fatto a Brindisi. E io ricordo che ascoltai quel discorso a Radio Londra, naturalmente finestre ben chiuse, perché ascoltare a Radio Londra era rischiare molto. Come tutto quello che si faceva in quel periodo era pieno di rischi. E io ricordo che impressione fece a me. Devo dire che mi colpì molto il fatto che fosse possibile da parte di un partito antifascista e che era stato duramente colpito dal fascismo proporre una tregua, diciamo, nella contesa monarchia-repubblica e mettere al primo posto la collaborazione di tutti gli italiani, di tutte le forze politiche per cacciare